Ci siamo finalmente, si sta aprendo Chapter 4 1006, l'esperimento 1006. Sapete di chi si tratta? Del prototype. Nel capitolo 4 incontreremo il prototype e forse lo combatteremo. Eccolo qui, non ci posso credere quanto è pauroso. Non mi resta che schiacciare il new game. Voglio giocarci subito. 3, 2, 1, vado. Ci siamo ragazzi, sto giocando. Ovviamente stavo scherzando, non è davvero il capitolo 4, è un concept, è una fanmade, ma è incredibile perché è giocabile, dura anche parecchio e voglio provarla qui insieme a voi, praticamente da primo in Italia. Abbiamo qui i Poppy. Ok, siamo scesi da questo ascensore e siamo praticamente arrivati in questa zona. Come vedete abbiamo selezionato ancora il grappack blu, il grappack viola e abbiamo ancora anche questo qui rosso che spara. Se ci guardiamo bene intorno vediamo che ci sono i vari pupazzi di Poppy Playtime capitolo 2, 3, 1. Cioè praticamente ci accompagnano da molto molto tempo. E qui ci sono anche un sacco di scatoloni, tra l'altro anche trascinabili, quindi sembra proprio il gioco vero. Ma adesso proviamo ad entrare in questa porta. In teoria, come nel gioco vero, se vado a mettere il grappack blu sul sensore blu si va ad aprire e ci porta in un corridoio. Mi sto casando perché giocare a una sorta di Poppy Playtime 4 in anteprima di probabilmente 1-2 anni è assurdo. Ok, apriamo anche quest'altro cancello e siamo arrivati in una stanza. Qui c'è una mano rossa che non si può sbloccare. Io non posso entrare qui dentro nel momento. Mentre qui di lato invece ci sono sia altre scatole sia altri scaffali. Ma qui abbiamo il grappack storage. Ok, con dei grappack campati per aria così possiamo vedere, oddio, lì in profondità intravedo qualcosa. È tipo una sedia, ci sono delle gambe di una sedia lì in fondo. Quindi c'è qualcosa. E poi abbiamo il Boogiebot Production Zone. Boogiebot è quel robottino verde, lo conoscete tutti. Però mi incuriosisce questo, il grappack storage, qui dentro dove vengono conservati ogni tipo di grappack. Chissà quanti che non conosciamo. Va bene, entriamo qui nello storage invece del Boogiebot. Eccolo il Boogiebot, che è fermo, non posso muoverlo. Abbiamo qui un Boogiebot su questo nastro che però non sta funzionando. E ce ne sono altri. Qui c'è un altro buco con un'entrata. E qui è sempre pieno, extra pieno di scaffali. Va bene, non mi interessa perché sopra ho visto una cosa che potrebbe sicuramente servirci per andare avanti. Eccolo qui. Questo in teoria serve per saltare, proprio come su Poppy Playtime capitolo 3. Ma vediamo se è funzionante. 3, 2, 1, vai. Oh, ho sbagliato. Ci riproviamo, 3, 2, 1, vai! Dai che ci arrivo, dai che ci arrivo! Sì! Proprio pelo pelo! Va bene, l'importante è che ci siamo arrivati. Ora proseguiamo qui davanti senza incastrarci nel nulla e apriamo questa porta. Ok, se io adesso metto la mano qua in teoria dovrei aprire i portoni che si trovano giù. Ma qui aspetta, perché c'è una cassetta verde e possiamo vedere che cosa contiene. Ok, c'è una stanza. Oh, aspettate, ma quelli là, mi sbaglio o sono le gambe che abbiamo visto prima nel grappack storage? Sono queste e lì sono apparse delle gambe. Oddio, ma chi è questo? Sembra un mongasso giallo. Ma quello lì è Huggy Wuggy. Oh, che sei messi, non capisco. Ma le gambe sono quelle. Ok, interessante. Non è che adesso i mostri si stanno andando a rubare il grappack e adesso anche loro avranno il grappack a portata di mano? Tipo un Huggy Wuggy con il grappack potrebbe farmi paura. Qui è murato, ci sono dei sassi, non posso passare in nessun modo. Mentre da quest'altro lato sì che posso passare. E allora passiamo subito. Ok, è tutto molto buio e spaventoso e tenebroso. Ho paura ci possa essere qualcuno alla fine di questo corridoio, se non già un jumpscare pronto a prendermi. Hello. Va bene, da questa parte si riesce a proseguire? C'è qualcosa? No, no, c'è una porta chiusa con questo qui, che non mi ricordo mai come si chiama, comunque questo gattino. Mentre qui c'è
Train the Pot. Altri scaffali e un'altra porta che non si può aprire. Train the Pot mi fa immaginare ci sia il treno, il famoso treno che ci ha portati nel play che era la fine del capitolo 2. Effettivamente è un treno! E lì c'è un codice 9152. Ci potrà servire a qualcosa? Non lo so, non ne ho idea. Ma io ora posso salire su questo treno? L'entro, vedo delle scale. Vediamo, vediamo. E adesso ci salgo sopra. Per il momento non sta partendo. Ok, siamo partiti! Si sta muovendo il treno! Non ci posso credere, siamo davvero partiti. Ma adesso dove ci porta? Di nuovo nel playcare? Des code look dapper. Dapper, non so cosa significa, ma credo sia tipo elegante, no? Perché come vedete qui c'è un uomo vestito elegante con cappello a cilindro. Ma dove ci sta portando sto treno? Aiuto! Posso buttarmi giù che mi sto cacando sotto? No, non posso, vero? Va bene, va bene. Non ci vuole tanto, vero? Sto avendo ansia. Ho paura di schiantarmi di nuovo. Vedo delle luci. Wow. E che cos'è questo posto? Playtime's New Park. Un parco divertimenti? Stiamo scherziamo? Qui c'è una statua di Maggi Waggi. Va bene. Mentre qui, oh, devo fare parkour. Quindi saliamo qui, poi saliamo qui e saliamo ancora qua. E devo attivare questa mano blu. Va bene, l'attiviamo. Sicuramente ci servirà qualcosa. Quindi noi l'attiviamo e andiamo sul sicuro. Prima di proseguire lì ho intravisto un'altra porta. Potrebbe esserci qualche altro segreto. Io nel dubbio ci entro. E infatti c'è un altro UHS. E qui c'è addirittura un computer con lo sfondo della Playtime & Co. C'è qualcosa di interessante qui sopra? Niente di che. Ok, andiamo a guardarci questo. Disclaimer: proprietà della Playtime & Co. Copyright del 1991. Ok, regole dello staff. Sì, certo, salve. Io non sono un lavoratore della Playtime & Co, ma va bene. Ha detto che parleremo della sicurezza. Oddio mio, quanto è brutto sto Huggy Wuggy. Sì, quello è Huggy Wuggy ed è divertente. Non lo so. Non dire a nessuno ciò che succede nella Playtime & Co. E ci credo, se non la chiudo non arrestano. Ma perché chi guarda una pistola? Va bene, andiamo via. Andiamo via, non mi sta piacendo affatto questo video. Io me ne vado. Arrivederci e grazie. Voglio vedere questo parco divertente. Cosa? Allora è vero, un parco giochi. Che oddio, non è proprio un parco giochi. C'è solo una ruota panoramica. Ma c'è qualcosa. Va bene, è molto inquietante questo posto. Train station, non vedo nessun treno. Mentre qui ci posso salire in qualche modo? Non credo sia accessibile. Va bene, ok, non ci posso salire, ma la posso osservare. E guardare questo cielo chiuso come delle mura è molto inquietante, moltissimo. E delle cose simili le abbiamo anche già viste su Playtime capitolo 3. Ma ora entriamo in questa porta. Cos'è? Perché c'è la pressa? Non posso mai passare qui in mezzo, verrei schiattato. Devo trovare un modo per andare via. Ok, oppure per arrivare almeno lì in fondo. Lì forse vedo un pertugio. C'è una porta. Allora entriamo subito in questa porta e vediamo dove ci porta. Stop presser. Visto? Facile, facile. Un'altra cassetta. Di una macchina che cammina nell'oscurità. Esperimento 1170. Oddio! Maggi Wuggy, che è scappato dal laboratorio. Tanto lo so che qua come va a finire. Adesso Maggi Wuggy ammazza il conducente di quest'auto. Eccolo, infatti, lo sapevo. Mamma mia. Non voglio vedere. Ci sono delle porte a sinistra e a destra. Prima di proseguire lì davanti, voglio vedere se effettivamente posso accedere a qualche altra zona. Qui non posso entrare, che palle. Mentre neppure dall'altro lato. Va bene, allora non ci resta che andare lì davanti alla pressa. Posso passare? Sono al sicuro, non è che adesso prende e mi schiatta? No? Ok, grazie. Quindi ora vado qui sopra, salto qui e siamo arrivati. Il Grappa Storage! Ci siamo! Oddio! Serve un Grappa giallo! Ma io non ho il Grappa giallo. Eccolo! Il mio Grappa è diventato giallo! Ora devo soltanto aprire la porta! Chissà che cosa c'è qua dentro. Lascia like, iscriviti al canale adesso per scoprirlo. Metto il mio Grappa giallo, la porta si apre e...
Ma come? No! Ma il gioco non è ancora finito! Ma su YouTube possiamo trovare dei video! Questo prototipo è stato realizzato utilizzando la statua trovata nel capitolo 3 come modello, dandomi la forma base con cui lavorare. E io credo che sia il prototype! Fermi tutti perché qua potremo vedere cose interessanti. A causa di questo VHS è avvenuto prima dell'ora della gioia, quindi The Hour of Joy. Al prototipo mancano le parti giocattolo perché non ha ancora iniziato a costruire il suo corpo con esse. Cioè, quindi il prototipo è lo scheletro di un mostro tipo Agiwagi, che però non ha le parti giocattoli, quindi tutta la pelle, i peli. È soltanto lo scheletro! Proprio perché non è la pelle. Cerca la sua pelle nei mostri che noi sconfiggiamo. Per questo è pieno di mostri addosso. Ma non si capisce. Oddio mio, è bruttissimo. Ma cos'è sto occhio rosso? Voglio assolutamente mostrarvi anche questi video. Ora non sto giocando io, ma questi video sono assurdi, fatti troppo bene. Infatti qui va a vedere che, cioè raga, sembra veramente Poppy Playtime. Qui si mette la batteria, si entra nella porta, si entra in questo condotto d'aria. Ma dove stiamo andando? E ci sono sempre delle batterie che vanno raccolte. Ne metti una qui e ne metti una dall'altro lato. Si vedono però degli scheletri un po' ovunque. Dov'è l'altra batteria? Eccola qui. Mamma mia, che cosa brutta! Questi scheletri! Metti subito la batteria e vai via da questa stanza. Si apre la porta. Che prende Catnap! Assurdo! Per sfortuna questi video sono ancora un po' spezzettati, quindi non possiamo vedere per bene tutto. Qui inserisce oddio, Dash Hand. Una nuova mano. Ma cos'è? A cosa serve? Ok, swap your hand e va bene. Ma a cosa serve? Puoi sparare a questi cosi e serve per aggrapparti. È tipo rampino. Wow! Mentre qui invece c'è l'incontro con Poppy. Sono molto felice che tu sia uscito vivo da quel posto terribile. Montagne di ossa, quello che abbiamo visto prima. Chi si è stata catturata? E forse proprio ora queste piccole creature stanno strisciando sotto la sua pelle. Poverina! Cioè ragazzi, hanno rapito chi si messi. Oh mamma. E quindi è rimasta Poppy da sola. Suona il telefono, potrebbe essere Holly? C'è un caricamento. Ok, stando, il video non è ancora finito, lo stiamo ancora vedendo. Adesso noi ci stiamo avvicinando al laboratorio, il luogo dove tutti sono nati. E questo è l'ultimo passo prima del prototipo. E finalmente possiamo ucciderlo! Mamma mia, raga, ma che laboratorio strano però, se posso dire la verità. No, aspetta! No! È crollato tutto! Manca ancora tanto per Poppy Playtime capitolo 4, ma sono già super in hype! Quindi la trovate altri due video che potrebbero sicuramente interessarvi. Ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi! Bye!